Dobbiamo partire da noi, da quello che facciamo, dalla difesa di quello che facciamo, dal nostro valore. Innanzitutto occupiamo l'istituto e invidiamo i giornali. Allora abbiamo bisogno di investimento, ho detto in capitale fisico, investimento in innovazione, ma abbiamo bisogno in questo paese tantissimo di investimento in capitale umano. Da questa riforma non solo siamo stati completamente tagliati fuori, e mi chiedo perché, visto che noi siamo servizio pubblico, noi siamo e ci vantiamo di essere, siamo orgogliosi di essere un istituto di ricerca pubblica, quindi come tale avremmo dovuto partecipare e fornire il nostro patrimonio culturale al ministro. Quello che avremmo noi potuto fornire al ministro Fornero sono sostanzialmente l'intero patrimonio conoscitivo che abbiamo costruito in 20 anni. E attenzione, non è un patrimonio conoscitivo costruito solo ed esclusivamente all'interno di una cornice italiana. Noi abbiamo una specificità che è unica, la cornice era europea, perché noi ricercatori abbiamo lavorato sempre e quasi esclusivamente sotto, come dire, un quadro di riferimento che era comunitario. Noi da oggi siamo in occupazione, finita questa assemblea daremo comunicazione di questo al Ministero del Lavoro e alla nostra amministrazione. Ai lavoratori dell'Istituto, su iniziativa dell'USB, dicono basta allo stato di assedio a cui è sottoposto l'ente e indicano l'occupazione dell'istituto. L'ISFOL è un ente vigilato dal Ministero del Lavoro ed è importante sapere che è un ente di ricerca, quindi è un ente che dovrebbe produrre una conoscenza autonoma che dovrebbe essere poi utilizzata, proprio perché autonoma e priva di condizionamenti, dovrebbe essere utilizzata dal Ministero del Lavoro per costruire le migliori politiche. L'ISFOL, che si occupa delle tematiche del mercato del lavoro e politiche per l'impiego e formazione, sta per essere smantellato da un governo che, come tutti gli altri, si è riempito la bocca con la parola ricerca, ma poi nella realtà di fatti sta venendo contro proprio i suoi programmi, nel senso che rispetto a ciò che avviene nei paesi d'Europa, in cui sulla ricerca ci sono investimenti ingenti, basta pensare agli 80 miliardi alla Germania, in Italia la ricerca è il comparto della pubblica amministrazione che più degli altri è in sofferenza, sia dal punto di vista degli investimenti sia dal punto di vista occupazionale. Nello specifico, per quanto riguarda l'ISFO, si sta cercando di smantellarlo come ente pubblico di ricerca, quindi bene comune, a vantaggio di un sistema di agenzie, forse per assoggettarlo meglio a un controllo politico. Questo soprattutto da un partito in particolare, il Partito Democratico. Nei giorni scorsi c'è stato un emendamento presentato al Senato da 6 senatori di quel partito per la soppressione dell'istituto e la sua trasformazione in agenzia. Andiamo in istituto, facciamo l'assemblea e facciamo studio dei documenti, sicuramente un pezzo sarà più. L'avvertenza dell'ISFO è un'avvertenza infinita, cominciata qualche anno fa, diciamo sostanzialmente si è acuita nel maggio del 2010, quando ci fu il primo tentativo serio di soppressione da parte del governo Berlusconi con il decreto Tremonti. Qualsiasi ministro nuovo che arriva, qualsiasi cambiamento che c'è, la messa è sempre la solita: l'ISFOL deve essere chiuso, l'ISFOL è un carrozzone. Questo era il motivo che ci continuavamo a sentir ripetere in modo ossessivo dal ministro Sacconi. È cambiato ministro, è arrivata la Fornero, ci continua a dire le stesse cose. Siamo qua perché in realtà c'è un attacco forte a tutti gli enti di ricerca non vigilati al MIUR. Non che quelli vigilati al MIUR non siano attaccati, però l'attacco è di natura differente. Quelli vigilati al MIUR sono stati attaccati nell'avanzamento alla privatizzazione, nell'avanzamento alla conquista del privato nell'attività di ricerca.
quelli vigilati, non vigilare più come l'ISFOL, sono attaccati perché svolgono una funzione che è determinante per la collettività. E questo è il nesso importante. Nessuno ha fatto un'analisi di quello che è stato effettivamente il ruolo positivo che l'istituto ha giocato nel corso del tempo. Nessuno riesce a ricollegare tutti i fili lasciati appesi da un periodo prolungato di appiattimento sulla volontà del Ministero. La vorremmo vedere, il nostro commissario straordinario dovrebbe difendere il nostro istituto, dovrebbe rilanciarlo, invece a quanto pare è il commissario liquidatore che sta lavorando per chiudere il nostro istituto, che non deve essere chiuso, deve essere data importanza ancora maggiore rispetto a quella che già adesso. Il rapporto ISFOL 2012 pone al centro dell'attenzione il capitale umano, risorsa chiave per vincere la sfida della competitività e della ripresa economica, e segnala un rischio, quello che la carenza, l'obsolescenza e l'inefficiente utilizzo di competenze possa ridurre il nostro potenziale di sviluppo e determinare esclusione sociale, allontanandoci dai principali competitors internazionali. Il ricercatore sociale è in fondo colui, è quell'operatore che scende sul campo, cioè scende sui territori e cerca di capire qual è la malattia di una società. E quando pensiamo ad una malattia di tipo sociale dobbiamo pensare al conflitto, dobbiamo pensare alle discriminazioni in un luogo di lavoro, dobbiamo pensare alla diversa opportunità che hanno le persone di accedere a scuola, di accedere ai migliori docenti, alla migliore qualità della formazione. Dobbiamo pensare alla disoccupazione, cioè al fatto che delle persone possano avere meno possibilità di altre di accedere ad una professione rispetto ad altre persone. Ecco, tutto questo è malattia, perché è tutto quello che impedisce a tutti di raggiungere il benessere. Quindi il ricercatore sociale quello che fa sostanzialmente è analizzare il problema, analizzare la malattia e trovare l'antidoto, trovare la cura. E questa cura, ovviamente, e questo è il suo limite, non può far altro che portarlo all'attenzione delle persone, della collettività, perché sono loro il vero target, come dire, il vero beneficiario. La formazione è un servizio fondamentale al pari dell'istruzione o della sanità, pertanto un ente di ricerca in grado di accompagnare le politiche regionali, valutarle, assistere, assistenza tecnica in senso stretto, accompagnamento diretto a regioni che hanno difficoltà a agevolare i processi e a garantire servizi importanti come appunto quelli relativi alla formazione, è per me un fattore importante, fondamentale. Noi in questi anni abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto tantissimo, abbiamo prodotto, anche perché avevamo finanziamenti, molto di più di quello che mediamente avveniva in un altro ente di ricerca. Allora io credo che l'ente di ricerca è quella istituzione che in maniera libera applica la ricerca per lo studio degli aspetti che riguardano la collettività, che possono essere di natura sanitaria, possono essere di natura formazione come l'ISFOL, possono essere di natura ambientale, possono essere di natura energetica, no? Se definiamo questo, è chiaro che l'ente di ricerca non è un'agenzia. L'agenzia utilizza strumenti e riceve ordini e direttive che gli impongono di essere seguiti dalla politica. Non è quello che fa l'ente di ricerca. L'ente di ricerca predispone gli strumenti e li individua per renderli poi disponibili proprio per, come vi dicevo, a favore della collettività. Quindi fa un'attività di monitoraggio e di valutazione con un'autorevolezza scientifica, è un ente terzo rispetto a chi le attua. L'agenzia è il braccio operativo del Ministero che fa da committente e da vigilante sull'agenzia stessa. Quindi è chiaro che si mette una funzione delicatissima di controllo che è a beneficio dell'intero sistema paese, lo si mette in capo allo stesso Ministero che è idea che va a delineare le politiche pubbliche e ad attuarle. L'ente di ricerca ha una caratteristica che noi dobbiamo costruire con determinazione, che è quello di essere libero. L'ente di ricerca è scomodo per natura,
E non è che il fatto che è scomodo lo rende per questo sopprimibile come l'ISFOR, no? È questo l'assurdo che stanno costruendo in questo paese. Nello specifico del Ministero del Lavoro e dell'unica agenzia che andrà ad accompagnarlo sui territori, parliamo di Italia Lavoro, qui si vuole mettere l'attuazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'inclusione sociale in mano ad una SPA che avrà anche poi il compito di valutarle. Un ricercatore serio è un ricercatore che racconta a monte qual è il suo punto di vista, quindi lascia la possibilità agli altri di capire qual è la sua scelta di campo e quindi lascia la libertà a colui che legge di valutare la sua, come dire, obiettività, ma al tempo stesso deve garantire al lettore, al fruitore di quella ricerca, che oltre a quel tipo di condizionamento, che è quello che vive, che è il pensiero specifico di chi fa ricerca, non ce ne sono altri. L'ente di ricerca deve essere in grado, tipo l'ISFOR, di dire che il precariato è aumentato, che il precariato ha distrutto la società italiana. Io sono precaria dal 2005, quando ho avuto il primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa dopo aver effettuato uno stage non retribuito in istituto. Lavoro in ISFOL dal 1996, praticamente senza soluzione di continuità. Tra il 96 e tutto il 2007 con contratti di collaborazione, a partire dal 2008 con un contratto a tempo determinato che scadrà a dicembre del 2013. Dopo 12 anni di precariato sono poi stato stabilizzato e attualmente quindi rientro nel contingente dei lavoratori che è in lotta per la stabilizzazione anche di altri 250 colleghi attualmente a tempo determinato. L'istituto è stato oggetto di una lunghissima ispezione da parte dell'Ispettorato del Lavoro Provinciale di Roma, durata tra il 2007 e il 2010, che con una lunghissima serie di interviste individuali ai lavoratori, ai dirigenti e con l'esame approfondito di tutta la documentazione a sostegno di quanto emergeva dalle interviste, ha giudicato non genuini tutti i 250 circa rapporti di collaborazione che l'istituto aveva siglato con noi collaboratori. Quindi noi eravamo dipendenti a tutti gli effetti. E questo è assolutamente un'anomalia all'interno di un ente che è vigilato dal Ministero del Lavoro. Quindi è proprio il Ministero del Lavoro che in qualche modo ha esercitato un esempio di cattiva flessibilità, tanto per riprendere quelle che sono le parole per il momento in voga che hanno un po' accompagnato la riforma del mercato del lavoro, la riforma del ministro Fornero. L'istituto è dunque stato condannato al pagamento di tutti i differenziali contributivi per tutti gli anni di contratto avuti con noi. E nel frattempo l'istituto naturalmente ha fatto ricorso alla commissione regionale disconoscendo questo verbale. Io partecipo attivamente all'occupazione. L'occupazione è avvenuta nel momento in cui la situazione qui stava precipitando e soprattutto per me, che sono precaria a tempo determinato con contratto e scadenza al 31 dicembre 2013, la situazione sta facendo veramente critica. Comunque rimaniamo lavoratori di serie B. Per esempio non abbiamo alcuna possibilità di accedere alla formazione che l'istituto che si occupa di formazione e lavoro per conto del Ministero del Lavoro garantisce, seppur in piccola parte, ai dipendenti a tempo indeterminato. La precarietà che contraddistingue il nostro status lavorativo ha sicuramente determinato una diminuzione della nostra libertà scientifica, della nostra autonomia scientifica. Noi diciamo arricchitevi tutti col lavoro, con la trasparenza, con il rispetto delle norme, quelle sul lavoro, quelle ambientali, quelle che riguardano per l'appunto il vivere comune, il vivere civile, arricchitevi, pagate le tasse e attenzione per l'appunto agli elementi di solidarietà che fanno di una convivenza di un paese civile. Comunque questo istituto
al momento lo abbiamo salvato dalla chiusura che sembrava certa soltanto qualche mese fa. No, non voglio peccare di presunzione, ma io ritengo che l'occupazione di questo istituto, che nei mesi scorsi ha visto impegnati i lavoratori di USB, abbia prodotto questo risultato. Il rumore che quell'azione ha prodotto sulla stampa ha irretito un pochino il Partito Democratico, che nel 2010 ci fu amico e ci aiutò, perché a fronte di un'occupazione anche in quel periodo dei lavoratori ci fu la sponda politico-istituzionale che indubbiamente fu importante per la salvezza dell'istituto in quella fase. Oggi il Partito Democratico non sta più da questa parte. La partita che si sta giocando nel comparto della ricerca e nell'ISFOL in particolare è la gestione della prossima programmazione comunitaria per il fiume di denaro che arriverà dall'Europa. Sostanzialmente ci troviamo sul crocevia di una partita di potere, di un business colossale che nei prossimi anni riguarderà centinaia di milioni di euro. Questo evidentemente è scomodo perché il ruolo, non tanto perché lo sia fino in fondo agito attualmente, ma perché potenzialmente può essere espresso da un istituto come il nostro, cioè da un ente pubblico di ricerca, è ovviamente scomodo e difficilmente controllabile in una logica di potere politico, partitico, clientelare e quant'altro. È ancora nelle orecchie di tutti l'eco delle parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che aveva detto al governo: i tagli è bene che si facciano laddove ci sono sprechi, ma la ricerca non va tagliata. Ebbene, la risposta è stata che dalla prima tranche della spending review all'ISFOL gli sono stati tagliati 5 milioni di euro e probabilmente nel documento di proposta che il super tecnico Bondi ha formulato al governo a giorni arriverà la seconda tranche da spendere più, che vedrà l'ISFOL, almeno questa è la proposta, diciamo, un taglio di 16 milioni. Ma io ho dato un'occhiata anche ai tagli degli altri enti del comparto, mi pare di capire che questa significa la fine della ricerca pubblica in questo paese. Servono finanziamenti per fare ricerca sociale seria, perché bisogna lavorare su campioni significativi di individui affinché il tuo antidoto sia, o la tua cura, se riesci, se hai, come dire, la fortuna di individuarla, la tua cura sia valida per tutti. La conoscenza si sedimenta, cresce in modo cumulato. Se si hanno battute di arresto, perché finiscono i finanziamenti, si ricomincia da zero. Se si vuole, può salvare soltanto la lotta, lo possono salvare il comparto e il LISMO soltanto i lavoratori.